Cari amici, ci diamo il benvenuto in questa quinta domenica di Quaresima, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che ci chiama alla penitenza e alla conversione sia con tutti voi. Cantiamo insieme all'inizio di questa Eucaristia, domandando al Signore un cuore nuovo. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Porrò il mio spirito dentro di voi, voi sarete il mio popolo, e io sarò il vostro Dio. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Io vi libererò da tutti i vostri peccati, da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Siamo qui a domandare al Signore un cuore nuovo che ci dia la capacità di affrontare le situazioni difficili della vita, anche in questo momento difficile che stiamo attraversando. Allora un pensiero per tutti gli ammalati, per tutti gli anziani, ma anche per tutti i medici, gli operatori sanitari, un grande pensiero per tutte quante le vittime di questo coronavirus. E affidiamo al Signore tutte le nostre famiglie, perché il Signore allontani quelle pandemie che non sono solamente il frutto del virus, ma di quei virus che ci portiamo dentro, il virus dell'ingratitudine, dell'incomprensione, delle paure, dell'incapacità di affrontare le situazioni. Allora all'inizio della nostra Eucaristia vogliamo riconoscere quello che siamo dinanzi al Signore, bisognosi della Sua misericordia, bisognosi del Suo aiuto. Non ci vergogniamo di domandare l'aiuto al Signore. Signore, che non vuoi la morte del peccatore, ma che si converta e viva. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Cristo, che sei la resurrezione e la vita, per chi crede in te e si affida alla tua parola. Christe eleison, Christe eleison. Signore Spirito di vita, che sei la remissione di tutti i nostri peccati. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Preghiamo, facciamo tutti un'intenzione di preghiera. Eterno Padre, la tua gloria è l'uomo vivente. Tu che hai manifestato la tua compassione nel pianto di Gesù per l'amico Lazzaro, guarda oggi l'afflizione della Chiesa che piange e prega per i suoi figli morti a causa del male, e con la forza del tuo Spirito richiamali alla vita nuova. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio.
Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore è bontà e misericordia. Il Signore è bontà e misericordia. Dal profondo a te grido, Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. Il Signore è bontà e misericordia. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Ma con te il perdono, così avremo il tuo timore. Il Signore è bontà e misericordia. Io spero, Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore, più che le sentinelle all'aurora. Il Signore è bontà e misericordia. Più che le sentinelle l'aurora, Israele attenda al Signore, perché con il Signore è la misericordia e grande è con Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Il Signore è bontà e misericordia. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, fratelli, quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Lode e onore a te, Signore Gesù. Lode e onore a te, Signore Gesù. Io sono la resurrezione e la vita, dice il Signore. Chi crede in me non morirà in eterno. Lode e onore a te, Signore Gesù. Il Signore sia nei nostri pensieri, nelle nostre parole, ci accompagni nella vita. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo le sorelle di Lazzaro mandarono a dire a Gesù: Signore, ecco colui che tu ami è malato. All'udire questo Gesù disse: questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro, che già da 4 giorni era nel sepolcro. Marta, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: so che risorgerà nella resurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà.
Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose, sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Gesù si commosse profondamente e molto turbato domandò, dove lo avete posto? Gli dissero, Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei, guarda come lo amava. Ma alcuni di loro dissero, lui che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse? Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù, togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto, Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni. Le disse Gesù, non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse, Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò a gran voce, Lazzaro, vieni fuori! Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro, liberatelo e lasciatelo andare. Molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. Parola del Signore, lode a te, o Cristo. Cari amici, questa credo che sia la domenica del pianto, almeno dalle parole che abbiamo sentito tutti quanti venerdì, con questo uomo bianco che andava su per i gradini verso la chiesa di San Pietro in mezzo alla pioggia. Ecco, penso che sia un po' la fotografia di come viviamo un pochino tutti quanti. Siamo sotto la pioggia del coronavirus. Vediamo veramente tante bare allineate. In una chiesa di Seriate, 93 bare. Qui il sacerdote l'ho visto passare per benedire bara per bara. Ci fa pensare, e siamo qui, che vogliamo pensare anche insieme. E allora lo spunto, fratelli e sorelle, ci viene da questa parola che noi abbiamo appena ascoltato. Il Signore ci dà una parola perché ci agganciamo ad essa. Noi diciamo facile, Gesù, il risolutore di tutti i problemi. No, Gesù non ha risolto nessun problema. Non ha risolto neanche il suo apparentemente, umanamente. È finito in croce come un cane. Dopo quella lunghissima sofferenza che gli abbiamo fatto patire. Però il Signore l'ha fatto per amore. Allora il Signore non ci risolve i problemi, ma ci dà la capacità di superarli tutti. Il brano che abbiamo ascoltato dal Vangelo di Giovanni è un brano a cui bisogna ritornarci, proprio per capire, perché è il Vangelo che non si legge come un romanzo per vedere come va a finire, ma ogni direi tema che ci offre è veramente una possibilità enorme che noi abbiamo di sentirci in Gesù, di sentirci per Gesù, di sentirci con Gesù. E allora, questo brano del Vangelo di 2000 anni fa ci dà la possibilità di sentire che Gesù è vicino a noi, è vicinissimo a noi. Quando noi pensiamo alla morte, abbiamo una paura tremenda tutti quanti. Pensiamo alla bara, pensiamo alla fossa,
pensiamo all'oculo, pensiamo adesso che veniamo cotti e consumati e diventiamo cenere. Ecco, pensiamo a questo. E invece, fratelli, forse bisogna che abbiamo il coraggio di questo Vangelo di metterci dalla parte di chi subisce la morte e che comincia a capire che la vita che lui ha ricevuto tanti anni fa o pochi anni fa, quella vita continua e continua in un'esperienza completamente diversa da come noi la pensiamo. L'oltrevita è da una parte la continuazione di questa vita, ma in un altro modo. Ecco, a me viene sempre in mente la storia di quei due gemelli, e siccome dopo di me ci sono due gemelli come fratelli, e mia madre non se n'era accorta, che c'era anche il secondo, pur avendo un pancione grande, grosso, allora mi viene in mente quella storia perché, mentre la levatrice diceva a mia madre, dopo che aveva levato il primo, pensava fosse l'unico, ma ce n'è anche un altro, ecco, mi viene in mente la storia dei due gemelli che sono dentro il grembo della madre. Questi due gemelli, 9 mesi, che sono lì, uno addosso all'altro, incapaci di tutto. E quando uno comincia a uscire, l'altro di sicuro si domanda, mamma mia, dove sarà andato? Che cosa gli sarà successo? Ma non tornerà più. E allora, ecco, vive questo momento finché a sua volta anche lui viene catapultato fuori. E allora mi viene in mente che la vita non è altro che un andare avanti, è un andare avanti da quando noi l'abbiamo ricevuta, è un andare avanti. E allora penso che la più grande sorpresa della nostra vita sia quella di essere usciti a questo mondo, a questa storia, che non è la migliore delle storie, però è una storia che ci dà le stagioni, ci dà la primavera, l'estate, l'autunno, l'inverno, ci dà la possibilità di vedere la vegetazione, di questi vegetali, questi fiori, questi alberi da frutto, ci dà la possibilità di condividere la nostra vita con gli animali che abbiamo in casa, che ci sono fuori dalle nostre case, con quelli che vediamo, con questi animali esotici, con questo insieme di cose così belle e nello stesso tempo che possono diventare anche così brutte come il coronavirus. E la capacità di questa amicizia che abbiamo con le persone che abbiamo accanto, ma anche di queste guerre tremende che tante volte vengono fuori dalle nostre famiglie. E allora, ecco, è tutta una situazione. In questa situazione ha voluto venire a mettere il proprio piede il Signore. Per 30 anni è entrato in questa storia e per 30 anni ha imparato a diventare uomo, lui che era Dio. Per 30 anni è diventato uomo, ha capito, ha fatto quello che ha fatto e poi a un certo momento è uscito dalla sua casa e si è messo veramente in strada. Dunque quanto è importante, ecco, capire che bisogna uscire dalla nostra vita, da quello che stiamo vivendo. E allora si è messo a predicare, si è messo a risanare, si è messo a indicare e le persone semplici hanno detto non abbiamo mai visto cose simili, non abbiamo mai sentito nulla di così grande, di così bello, di così attraente, di così trasformante la nostra vita, non abbiamo sentito nulla. Invece le persone, quelle per bene che sapevano tutto, dicono sto qui, ma che cosa è venuto a fare, ma chi lo vuole, ma che cosa viene a rovinare il nostro popolo. È andata avanti questa storia come è andata avanti, facendo finire Gesù in croce. E sappiamo com'è finito in croce. Però quello che noi pensavamo che fosse la fine di tutto ci ha fatto capire il fine della nostra vita. E Gesù con la sua fine ci ha fatto capire il fine per cui era entrato nella storia. E il fine era questo, di fare in modo che delle persone che avevano conquistato nella vita fisica la morte, e la morte non solamente fisica ma la morte della vita, ha fatto in modo che questa morte diventasse vita. Ecco la storia di Lazzaro. E allora, l'Evangelista parla a noi, ne approfitta, proprio di una morte, della morte di un amico, per fare tutto quanto un discorso
È il discorso che noi dovremmo capire. E allora se Gesù, per esempio, resta lì dopo che viene a sapere da queste due sorelle, viene a sapere che Lazzaro stava male e Gesù non si muove. Ecco, sembra, ma come mai non si muove? Ecco, non si muove perché aveva in mano lui la storia, aveva in mano lui il fine di quella storia lì. E dopo due giorni si muove. Ma se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ecco, e sente questa voce di Marta. So che risorgerà, dice, so che risorgerà nell'ultimo giorno, anche qui. Noi pensiamo che abbiamo questa nostra vita e dopo che ci sarà una resurrezione, anche la resurrezione finale. La nostra vita, fratelli, da quello che sentiamo nel Vangelo di oggi, io penso di non dire fesserie più grandi di me, ma la nostra vita è una continuità. Cioè, questa vita che io adesso e che si esprime con questi gesti, con questo modo di dire, con questo modo di fare, continuerà nell'oltrevita, quando il mio corpo sarà immobile e sarà di 4 giorni, dunque comincia anche a puzzare. Perché? Prenderemo un corpo a immagine del corpo glorioso di Cristo. Il Signore, il suo corpo, lo dona a noi e noi lo riceveremo anche in questa Eucaristia. Mi dispiace per voi che potete riceverlo solamente spiritualmente, però è come riceverlo anche materialmente se le mie disposizioni sono belle, sono vive, sono entusiasmanti, sono piene di amore, sono piene di carità, sono piene di speranza, sono piene di fiducia in questa parola che il Signore mi dà. Dunque anch'io ricevo anche lontano, nei paesi in cui, ecco, la messa non c'è mai, ma posso ricevere veramente questa beatitudine e questa consolazione del Signore. E allora che cosa mi dice il Signore? Mi dice il Signore che per la mia situazione, Lui, la situazione in cui sto vivendo, si commuove profondamente ed è molto turbato e domanda: ma dov'è che è finito questo uomo, questo mio fratello, dov'è che è finito? E il Signore scoppia in pianto, non perché è impotente dinanzi alla situazione, scoppia in pianto perché deve vivere qualche tempo senza questo suo amico, deve vivere qualche tempo senza questo suo amico che poi ritroverà nella gloria, ritroverà nello stesso passaggio della vita, ritroverà nella morte. Allora anche noi, ecco, di solito siamo in pianto dinanzi alle bare, dinanzi ai funerali, dinanzi a queste situazioni, no, che il Signore ci mette davanti. Però mettiamoci forse nei panni di colui che è stato nel corpo che noi benediciamo con le bare. E dirà: mamma mia, ma che meraviglia, ma queste cose che io non avrei mai pensato, che non avrei mai creduto, sono cose che riempiono veramente la vita. E il Signore che cosa ha preparato per noi? Ha preparato dei cibi succulenti, dice il profeta Isaia, ha preparato delle praterie che sono uniche, ha preparato un banchetto di nozze. Quello che è importante, ci dice, non essere in questo tempo che stai vivendo come le ragazze stolte di cui parla la parabola, che non si sono prodigate per nulla per riempire l'orcio con dell'olio che desse veramente la possibilità della vita. L'orcio dell'olio è l'amore, è la carità, è lo Spirito Santo che noi abbiamo ricevuto nel battesimo e che ci rende disponibili e capaci di dare perfino la nostra vita per chi ne ha bisogno. Ma chi glielo fa fare? I medici di dare la vita. 40, 50 medici e infermieri che hanno dato la vita per gli altri, ma chi glielo fa fare? La paga, la pensione, ma che? Glielo fa fare l'amore per Gesù, l'amore di Gesù che trasforma la nostra vita e ti dice: la vita, 60, 70 anni, passano presto, volano. Ma che cosa resta di questa vita di 70, di 80 anni se non c'è l'amore di Gesù che continua e che lo fa continuare nelle nostre famiglie? Questa è la bellezza che il Signore ci viene a portare oggi. Allora, ecco, il Signore si commuove per ciascuno di noi e ci dice queste parole: togli le pietre che hai addosso, togliete la pietra, mamma mia, ti sei murato dentro un cuore di pietra, tiralo via questo cuore di pietra e trasformalo in un cuore di carne.
Il Signore che ti dice ancora, non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? La gloria di Dio il Signore ce l'ha preparata. Dunque, abbiamo paura del coronavirus? Sicuro, abbiamo anche paura. Speriamo di non essere infettati, ma se veniamo infettati non abbiamo paura. La nostra vita non si ferma al virus. La nostra vita va oltre al virus e può darsi che il virus ci serva per acquistare la vita in Dio, la vita definitiva. Forse non mi sono mai confessato, non ho mai pregato, però, Signore, io non capisco nulla, non ho mai capito nulla, però mi fido di Te, mi fido di questa parola che mi dai. Ricordiamoci sempre il ladrone in croce, Signore, ricordati di me in paradiso, fino prima aveva bestemmiato. E allora, questa è la strada che il Signore ci prepara. E allora facciamo in questo modo, perché il Signore mi dice, Lazzaro vieni fuori, Giuseppe vieni fuori, vieni alla vita, comincia a vivere, comincia ad apprezzarla, comincia a muovere le mani, comincia a muovere i piedi, comincia a uscire dalle tue paure, dalle tue resistenze, esci fuori, liberatelo e lasciatelo andare. Fratelli, dobbiamo liberare i nostri cari che sono andati oltre, di cui abbiamo benedetto le bare, li dobbiamo lasciare andare e li liberiamo con la nostra fede in Dio, con la nostra speranza, con il nostro amore, con il nostro guardarci veramente negli occhi e nel dire io ho bisogno di Te. Fratelli, il Signore ci dà una lezione di grande amore, l'abbiamo sentito perfino nella seconda lettura, dove San Paolo dice ai Romani, ma se Cristo vive in voi, lo Spirito che Lui dà, vi dà la possibilità di liberarvi da qualsiasi male. E allora chiediamo al Signore, Lui che ci libera dal male con questa Eucaristia, che ci dia la possibilità di far abitare permanentemente lo Spirito in noi e non avremo mai più la morte, riusciremo a sopportare le cose più insopportabili della vita come è riuscito Lui, il Signore Gesù. Guardiamo il crocifisso per questo. Rinnoviamo la nostra fede nel Signore. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocefisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Sorelle e fratelli, eleviamo al Padre la nostra preghiera e chiediamo il dono dello Spirito perché rinforzi in noi la fede nella resurrezione e nella vita eterna. Diciamo insieme, donaci, o Padre, il tuo Spirito di vita. Donaci, o Padre, il tuo spirito di vita. Per il Papa Francesco che sta facendo la sua parte in questi giorni, altro che come la vive questa pandemia, la vive invocando il Signore e facendo tutta quella carità che può fare. Preghiamo per il Papa, per i Vescovi, i Presbiteri, i Diaconi, tutti i laici che sono impegnati nei loro lavori per il sostentamento, il sostenimento, ecco, di tutte le persone ammalate, perché il Signore dia la pienezza a loro della gioia di vivere. Preghiamo. Donaci, o Padre, il tuo spirito di vita per tutti coloro che sono impegnati nella politica, nel sociale, perché come Gesù, che si commosse profondamente davanti al dolore umano, portino conforto a chi vive nella sofferenza e nel disagio. Preghiamo. Donaci, o Padre, il tuo spirito di vita. Per coloro che sono nella tribolazione e nel lutto, perché Cristo, Signore dei vivi e dei morti, li sostenga con la sua pace e li consoli con la speranza nella resurrezione. Preghiamo. Donaci, o Padre, il tuo spirito di vita. Per noi che non siamo riuniti insieme, ma che siamo riuniti da questi mezzi di comunicazione che ci danno la possibilità di vivere l'Eucaristia, perché forti della fede nel Figlio di Dio, Signore della vita,
diventiamo persone capaci di togliere le pietre della morte che contrastano la gioia e la speranza della risurrezione. Preghiamo. Donaci, o Padre, il tuo spirito di vita, una preghiera nostra, nostra. Offriamo tutto a Dio per Cristo nostro Signore. Amen. Guarda questa offerta, guarda noi, Signore. Tutto noi t'offriamo per unirci a Te. Nella Tua messa, la nostra messa, nella Tua vita, la nostra vita. Nella Tua messa, la nostra messa, nella Tua vita, la nostra vita. Che possiamo offrirti, nostro Creatore. Ecco il nostro niente, prendilo, Signore. Nella Tua messa, la nostra messa, nella Tua vita, la nostra vita. Lavaci, Signore, da ogni colpa, purificaci da ogni peccato. Preghiamo insieme, sorelle e fratelli, perché questa nostra Eucaristia sia gradita a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle nostre mani il sacrificio, a lode e gloria del Suo nome, per il bene nostro e di tutta la Sua Santa Chiesa. Esaudisci, Signore, le nostre preghiere, Tu che hai illuminato con gli insegnamenti della fede tutti noi, trasformaci con la potenza di questo sacrificio per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È giusto, dovere nostro e fonte di salvezza, ringraziarti, Signore, in ogni luogo, perché Tu sei il Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, che ci doni Cristo come guida e Signore. Vero uomo come noi, egli pianse l'amico Lazzaro. Dio e Signore della vita lo richiamò dal sepolcro. Oggi estende a tutta l'umanità la sua misericordia e con i suoi sacramenti ci fa passare dalla morte alla vita. Per mezzo di lui ti adorano le schiere degli angeli e dei santi e contemplano la gloria del tuo volto. A loro canto concedi, o Signore, che uniamo le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della Tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Accogliamo il Signore. Noi ti benediciamo, Dio Onnipotente, Signore del cielo e della terra, per Gesù Cristo, tuo Figlio, venuto nel tuo nome. Egli è la mano che tendi ai peccatori, la parola che salva, la strada che guida alla pace. Tutti ci siamo allontanati da te, ma tu stesso, o Dio nostro Padre, ti sei fatto vicino ad ogni uomo. Con il sacrificio di Cristo consegnato alla morte per noi, ci riporti al tuo amore, perché anche noi ci doniamo ai fratelli. Per questo mistero di riconciliazione ti preghiamo di santificare con l'effusione dello Spirito Santo questi doni che la Chiesa ti offre, obbediente al comando del tuo Figlio. Egli è venuta l'ora di dare la vita per la nostra liberazione, mentre cenava, presi il pane nelle sue mani, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti,
Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, in quell'ultima sera, egli prese il calice e, magnificando la tua misericordia, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il sacrificio di riconciliazione che Egli ci ha lasciato come pegno del suo amore e che tu stesso hai posto nelle nostre mani. Accetta anche noi, Padre Santo, insieme con l'offerta di Cristo e nella partecipazione a questo convito eucaristico, donaci il tuo Spirito, perché sia tolto ogni ostacolo sulla via della pace e la Chiesa risplenda in mezzo agli uomini come segno di unità e strumento della tua gioia. Lo Spirito che è vincolo di carità ci custodisca in comunione con il Papa Francesco, il nostro Vescovo Pierantonio, il Collegio Episcopale, i presbiteri, i religiosi, i diaconi e tutto il popolo cristiano. Accogli nel tuo regno i fratelli e le sorelle che si sono addormentati nel Signore e tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Tu che ci hai convocati intorno alla tua mensa, raccogli in unità perfetta gli uomini di ogni stirpe e di ogni lingua, insieme con la Vergine Maria, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, con i Santi di cui portiamo il nome, i Santi protettori delle nostre parrocchie, ti affidiamo, chiediamo l'intercessione di Francesco d'Assisi, di Antonio di Padova, di Padre Pio da Pietralcina, nel convito della Gerusalemme Nuova, perché godiamo in eterno la pienezza della pace. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Invitati alla mensa del Signore e con il Signore, diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, dal coronavirus, da tutti i mali fisici, psichici, spirituali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace e l'amore del Signore siano sempre con voi. Il corpo e il sangue di Cristo che uniamo in questo calice siano per noi cibo di vita eterna. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. La comunione col tuo corpo e il tuo sangue, Signore Gesù, non diventi per me e per noi giudizio di condanna, ma per la tua misericordia sia rimedio e difesa dell'anima e del corpo. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, e io sarò salvato. Il corpo di Cristo ci custodisca per la vita eterna. Amen. Il sangue di Cristo ci custodisca per la vita che non muore. Amen.
Signore Gesù, io ti ho ricevuto sacramentalmente. La maggioranza delle persone, quasi tutti, non possono riceverti sacramentalmente. E allora vieni in tutti spiritualmente nei nostri cuori. Abbiamo da appoggiare la nostra fronte su di te, crocifisso, per scaricarti tutte le nostre delusioni, tutti i nostri dolori, tutte le nostre pandemie. Vogliamo scaricarti tutti i virus che ci impediscono di mettere l'olio che ci serve per la notte, per andare nell'oltrevita. Ma tu ci vuoi donare con questa voglia di comunione con te lo spirito tuo, quello spirito che ci hai dato con il battesimo, che abbiamo confermato con la cresima, con le scelte dei nostri matrimoni, delle nostre vite sacerdotali e religiose. Ci vuoi donare questo spirito perché diventi l'olio che ci aiuta ad andare oltre questa vita, perché sia una vita di lode, una vita di grazie, una vita di perdono, una vita di consolazione, una vita di accoglienza. Aiutaci a non perderci, Signore, per un po' di egoismo, per un po' di cattiveria, e non lasciarci neanche sobillare dalle cattiverie degli altri. Signore, vivi in noi perché attraverso di noi tu possa vivere in tutti. Le scritture mi rendono testimonianza. Venite a me per avere la vita eterna, dice il Signore. Preghiamo. O Padre, questo sacramento che segna per noi il passaggio dall'antica alla nuova alleanza, ci spogli dell'uomo vecchio e ci rivesta del Cristo nella giustizia e nella santità. Per Cristo nostro Signore. Amen. Le nostre trasmissioni continueranno come al solito. Mercoledì con la lezione sul Vangelo alle 20:30, venerdì la Via Crucis alle 20:30, sabato l'Eucaristia alle 19 e domenica prossima l'Eucaristia ancora alle 10:30. Ricordo che siamo nel tempo legale, la lancetta dell'orologio dovremmo averle messe avanti di un'ora. Ci diamo la benedizione del Signore per essere la benedizione di tutti quelli che ci incontrano, soprattutto in casa nostra che siamo stretti, come i gemelli di cui parlavamo. Il Signore sia con voi. In questo giorno che nella passione del suo Figlio ci ha manifestato la grandezza del suo amore, vi faccia gustare la gioia dello Spirito nell'umile servizio dei fratelli e delle sorelle. Amen. Cristo Signore, che ci ha salvato con la sua croce dalla morte eterna, vi conceda la vita che non ha fine. Amen. Voi che seguite Cristo umiliato e sofferente, possiate aver parte alla sua resurrezione. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo scenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore andate, vivete e portate la sua pace. Rendiamo grazie a Dio. Chiudo prima del canto con una preghiera, ma la messa è chiusa per chi ha da fare. Supplica la Madonna, alla nostra Madonna della Neve. Santa Maria, Madonna della Neve, Madre di Gesù, Madre nostra, guardaci, ascoltaci, aiutaci. Questa terra benedetta da tanti segni del tuo amore soffre terribilmente. Uomini e donne riscoprono in un istante la propria vulnerabilità, si ammalano, scompaiono, muoiono. Liberaci dal male che ci assale. Le nostre famiglie sono smarrite, tremano di paura. Tante case piangono i loro morti, senza aver potuto dare loro un ultimo bacio. Ci consola sapere che tu, mamma del cielo, hai atteso tutti, hai consolato e baciato ognuno dei nostri fratelli strappati da questa vita
e raccolti nella casa di Dio. Ora ti chiediamo di farci sentire ancora la tua vicinanza di madre. In particolare ti preghiamo per chi lotta contro il male, i medici, gli infermieri, generosi e instancabili. Proteggili, guida i loro gesti, rendili forti, sapienti ed efficaci. Tieni unito il nostro Paese in quest'ora di prova. Lo Spirito Santo illumini i responsabili perché le loro decisioni siano coraggiose, puntuali, adeguate alla gravità di questa sfida e tutti i cittadini facciano la loro parte imparando l'obbedienza dalla famiglia di Nazaret. Le nostre chiese sono vuote, i tuoi ministri e consacrati offrono la loro impotenza come sacrificio di amore. Insegnaci a pregare nelle famiglie e nei cuori e aumenta la nostra fede nel tuo Figlio Gesù che ha dato la vita per la salvezza del mondo. Tu che accogliendo la parola dell'angelo hai dato carne al Figlio di Dio e l'hai reso nudo e l'hai visto nudo e crocifisso sul Calvario, stringici ora al tuo cuore, perché non smettiamo di credere che la Pasqua verrà e la vita trionferà ancora sulla morte. Come ogni mamma, ripeti ai tuoi piccoli che andrà tutto bene e che noi ci fidiamo ciecamente di te. Santa Maria, Madonna della Neve, Vergine di tutti i santuari d'Italia, prega per noi. Ci lasciamo invocando la protezione ancora della Madonna. E l'ora che pia la squilla fede, le note ci invia dell'ave del ciel. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria, di tutti i malati solleva il dolor, consola chi soffre nel corpo e nel cuor. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria, proteggi il cammino di un popolo fedel, o tieni ai tuoi figli di giungere al ciel. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Grazie agli operatori Mauro e Marco, grazie a tutti voi che avete partecipato a questa Eucaristia, che il Signore ci aiuti a farlo entrare veramente nei nostri cuori, nei posti dove Lui ci ha messo. Grazie a tutti, buona domenica.